Siamo in cammino, un breve spazio informativo sulle attività della nostra Chiesa che richiamano una particolare attenzione. Due sono quelle che poniamo all'attenzione in questa settimana. La prima riguarda la solidarietà. Le immagini dei media questi giorni sono fisse in modo permanente sui gravi danni dell'alluvione in Emilia-Romagna. La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha messo a disposizione un primo stanziamento di 1 milione di euro dai fondi dell'8 per 1000. La Caritas diocesana di Chietivasto, diretta da Don Luca Corazzari, come sempre attiva in queste circostanze, è impegnata anch'essa a sostenere le popolazioni colpite e a raccogliere le donazioni per gli aiuti attraverso o versamento sul conto corrente postale numero 724-79645, intestato ad Arcidiocesi di Chietivasto, Piazza Valignani 4, 6600 Chieti, o attraverso bonifico bancario BCC Abruzzo e Molise, IBAN IT 94B 08968 155 00001 00110283, intestato ad Arcidiocesi di Chietivasto, Piazza Valignani 4, 6610, indicando ovviamente come causale emergenza alluvione 2023. La seconda iniziativa riguarda la parola ascolto. La pastorale familiare della diocesi di Teramo organizza un open day presso il centro d'ascolto diocesano La Gioia dell'Amore di via San Berardo 10 a Teramo. Domani, sabato 27 maggio, dalle ore 10 alle ore 12, uno sportello di consulenza familiare, nato 2 anni fa, risponderà alle nuove problematiche della famiglia del nostro tempo. L'Open Day si inserisce nell'ambito della Giornata Nazionale della Consulenza Familiare, organizzata dall'Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari. Così spiega il direttore dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale Familiare, Don Aleandro Cervellini, ed ha la finalità di far conoscere l'Istituto della Consulenza Familiare, ancora poco conosciuta anche da parte di operatori del settore. Ci auguriamo così che sempre più persone si avvicinino ad esso e ne traggano beneficio, considerata la situazione attuale di grande incertezza e confusione nella quale versano tante famiglie. Un saluto, un sorriso da Nando Marinucci, in cammino a voi tutti di misericordia a tutti.